Il Piemonte fece cose straordinarie per l'unità d'Italia, non per la conquista, per l'unità d'Italia. Cavour mandò in Crimea 14.000 uomini, il Piemonte aveva allora 2 milioni di abitanti, come se oggi il governo italiano mandasse 500.000 di uomini a combattere dall'altra parte del mondo, in Nuova Zelanda. Il Piemonte perse a San Martino oltre 1.000 uomini, è come se oggi l'Italia perdesse decine di migliaia di uomini in una sola battaglia in un solo giorno. Camillo Benso, conte di Cavour, ministro del Regno di Sardegna, è il principale protagonista dell'espansionismo ai danni di Austria e Stato Pontificio. Il Regno d'Italia dichiara così guerra all'Austria e dà inizio alla terza guerra d'indipendenza. La Casa di Savoia ha avuto, per opera di Carlo Alberto prima, che però poi ha fallito con il 49, e di Vittorio Emanuele II poi, la volontà di proporsi come stato che ha unificato la penisola. Del resto in Germania è successo lo stesso, perché è stata la Prussia che ha unificato per opera di Bismarck tutto il territorio della Germania, che era diviso in tanti stati. È stato qualcosa di analogo nell'Ottocento. Il 6 maggio 1866 si formano dei corpi volontari. Garibaldi prevede 15.000 persone, se ne trova il doppio. Raggiunge le Prealpi, ad ovest del lago di Garda, tra Brescia e il Trentino. Vince la battaglia di Bezzecca e si apre la strada verso Trento. L'eco dei trionfi è soffocato dalla sconfitta della Marina a Lissa. Furono effettivamente pochi a vivere la vicenda risorgimentale, ma quei pochi erano migliaia, non erano Cavour, Garibaldi e Mazzini da soli. Migliaia di siciliani, di calabresi, poi di campani, di lucani, di tutti i ceti sociali, presero parte alla operazione Unificazione d'Italia. Se si leggesse un pochino più attentamente, non soltanto il registro di fotografie del fotografo Pavia, quello che è ormai famoso e che ci documenta tutti i garibaldini quali fossero, ma se andiamo a leggere invece i fascicoli, le annotazioni che uno studioso, Jimenez, ci rendiamo conto che i milanesi sono secondi soltanto ai bergamaschi. Ce ne sono tantissimi di milanesi e soprattutto l'appartenenza sociale di questi giovani. Più che c'erano studenti, ma c'erano tantissimi rappresentanti della borghesia, mentre c'erano pochissimi rappresentanti del proletariato. Il generale La Marmora ordina a Garibaldi di sgomberare il Trentino entro 24 ore, in vista dell'armistizio con l'Austria. L'Italia perde l'occasione di conquistare anche il Veneto. Garibaldi risponde con un telegramma destinato a diventare celebre. «Ho ricevuto il dispaccio, obbedisco». Quella parola, obbedisco, diventerà il motto del Risorgimento italiano. Un po' tutti i protagonisti del Risorgimento avevano qualcosa di speciale, pur essendo profondamente diversi da loro. Vittorio Emanuele era il re galantuomo, cioè fra tutti i sovrani della penisola, l'Italia era allora divisa in 8 stati prima dell'unità, è il solo che mantiene nel 49 lo statuto e quindi mantiene le riforme e mantiene la parola data. Garibaldi era l'eroe dei due mondi, cioè il combattente per le libertà sotto tutte le bandiere, sotto tutti i popoli che erano colpiti, in particolare naturalmente quella italiana. Il 12 agosto 1866 l'armistizio di Cormons sancisce la fine delle ostilità. Il 3 ottobre è stipulato il Trattato di Vienna. L'Italia guadagna Mantova, il Veneto, ma non Lampezzano, e il Friuli occidentale. Agli austriaci rimangono il Trentino, il Friuli orientale, la Venezia Giulia e la Dalmazia. Credo che il nostro inno sia chiarissimo. Noi siamo da secoli calpesti e derisi perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Sono tante le contraddizioni del Risorgimento, anche il fatto che l'Italia si ricongiunge poco a poco, pezzo a pezzo, non sono neanche 100 anni, in effetti, che i trentini e i triestini sono italiani a tutti gli effetti. Però credo che sia comunque preferibile questo risultato incompiuto, sotto mille motivi, che non la divisione e la soggezione allo straniero che c'era prima. Il miracolo dell'unificazione nazionale dell'Italia è qualcosa che ha colpito tutta l'Europa di allora, che poi era in realtà quasi tutto il mondo di allora.
mondo in cui l'Europa era centrale.